Wow! Dopo aver trovato la stella primaria dovremmo farci un bel tuffo in acqua. Oppure un bel bagno di sole. Qui dice che Coralia è un'isola molto grande. E c'è persino un antichissimo vulcano in mezzo alla foresta. Guardate, un paguro! Ehi, ciao, piccolino! Ehi, quanta fretta! È davvero curioso! Sembrerebbe una foresta di coralli. Ma di solito non crescono in mare. Che strano. La bussola sembra essere impazzita. Temo che questa volta dovremo cavarcela da sole. Perché non iniziamo dal mare? È un buon posto dove nascondere una stella. Ma noi siamo arrivate proprio dal mare, Aisha. E la bussola ha iniziato a muoversi solo ora. È meglio andare verso l'entroterra. Perché non ci dividiamo? Così faremo più in fretta. Meglio di no, Musa. Le Trix potrebbero essere in agguato. Vedete anche voi quello che vedo io? Sembrano proprio delle vere... Ho letto che le Lumen di Coralia sono famose per la loro calorosa ospitalità. Venuti su Coralia, straniere! Forza, venite con noi! Forse dovremmo cambiarci. Non mi sento, ecco, molto a mio agio così. Lasciate fare a me! È gentile da parte vostra. Oh, va bene, adesso ho deciso. Mi trasferisco qui. Abbiamo una missione, Stella. Ricordi? Allora, spiegateci il motivo della vostra visita e come possiamo aiutarvi. Siamo qui per trovare una stella primaria, ma non sappiamo dove si trovi di preciso. Tutto ciò che sappiamo è che si nasconde in un punto dove luce e ombra sono in simmetria. Simmetria, equilibrio. Voi sapete dove si trova? No, non ne ho la più pallida idea. Forse è caduta nei pressi del vulcano. Sapete, è il punto più alto di Coralia. O potrebbe essere finita in fondo al mare. Nel mare? L'avevo detto io, è ovvio, giusto? Sott'acqua, infatti, c'è equilibrio tra la luce del sole e il buio degli abissi. Anche nel vulcano c'è equilibrio tra la luce che entra nel cratere e l'ombra delle profondità della terra. Dobbiamo decidere in fretta dove andare. Le Trix potrebbero essere già qui. Va bene, allora io propongo di andare tutte al vulcano. Al mare. Al vulcano! Ok, ragazze, credo che a questo punto non ci resti altro da fare che dividerci. Sì, ottima idea. Spero soltanto che sia la scelta giusta.